Nell'estasi mistica c'è un lasciare andare. Nell'estasi mistica non c'è il padroneggiamento, c'è l'abbandono di ogni logica del possesso, di ogni logica di proprietà. Addirittura potremmo dire c'è ogni logica di proprietà di se stessi, c'è uno spossessamento addirittura di se stessi, c'è una destituzione soggettiva. L'estasi mistica, Lacan parla della depersonalizzazione. Qua però sono le 22:10, sarebbe tutto da fare la distinzione, per esempio, tra la dissociazione, la depersonalizzazione psicotica e la depersonalizzazione dell'estasi mistica. Dico rapidamente che nella depersonalizzazione della dissociazione il soggetto prova un distacco da sé, un'estraneazione da sé, ma quell'estraneazione da sé produce un annichilimento soggettivo e un allontanamento dalla propria verità. È una chiusura rispetto all'altro. Invece nell'estasi mistica il corpo diventa il luogo di rivelazione della verità e di apertura all'altro.